Eccoci qua, un po' in ritardo anche stasera, ma come sempre preparare dirette mi prende un po' di tempo e a volte diciamo devo calcolare bene i tempi, ecco, mettiamola così. Super diretta stasera con tante informazioni utilissime per voi e anche per aiutarci a rispondere un po' a un po' dei dubbi che insomma mi avete posto in questi giorni. Aspetto che vi collegate, poi iniziamo. Ecco qua, saluto Manuela, Luca, grande Saverio, l'abbraccio, amico Patrizia, Marta, Sandra, Patrizia, Francesca, Rosa, Nadia, Luana, Sonia, Sabrina, amico Roberto, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, Maria, Rossella. Aspettiamo 30 secondi, intanto mettete mi piace alla diretta, per favore, mettete mi piace, così. Buonasera, buonasera, mettete mi piace così Facebook la indicizza, grazie ragazzi. Stasera un po' più tardi perché avevo bisogno di finire di preparare la diretta, ciao Rosa. E sostanzialmente iniziamo. Sì, iniziamo subito perché sennò dopo facciamo iper tardi e stasera, essendo un po' più tardi, non voglio esagerare, non voglio farvi fare tardissimo, anche perché ho diverse cose da dirci. Ciao Federica, piacere sentirti. Allora, riprendiamo un po' il discorso che abbiamo fatto dei giorni precedenti, anzi delle dirette precedenti. In realtà questa diretta l'ho fatta ieri, ma ero un po' stanco sinceramente, per cui l'ho rimandata oggi. Allora, il video di oggi continua il percorso e un po' il trend delle ultime dirette, dove stiamo in qualche modo creando una sorta di percorso lineare, non percorso lineare, però stiamo cercando di, sto cercando risposta dopo risposta alle domande che mi fate, in privato, di persona, addirittura anche un mio amico me l'ha chiesto di persona quando siamo visti giorni fa. Diciamo di rispondere con una domanda dopo l'altra per cercare di chiarire i dubbi, i pensieri, le situazioni che si vengono creando man mano, diretta dopo diretta. Io vi ringrazio tantissimo perché mi state aiutando tantissimo con le vostre domande, perché con le domande che mi fate, prendo spunti e idee per poter scrivere, insomma, il testo delle dirette, prepararle e poi farle. Per cui insieme stiamo co-creando, come dico sempre, qualcosa che è utile, che è veramente utile con l'energia collettiva di gruppo, di tutte queste persone che in qualche modo si ritrovano in questo percorso, stiamo creando insomma un qualcosa di bello, un qualcosa che secondo me rimarrà alle persone che si troveranno in futuro in questa situazione, a doverla gestire, non sapere cosa fare, ad avere un qualcosa che può aiutarle, ok? Allora, diciamo che in questo video rispondo a una domanda che è la naturale conseguenza degli ultimi due video in cui parlavamo, visto che siamo insieme, insomma, di cosa fare quando la tua fiamma ti messaggia di colpo, si rifà viva di colpo dopo mesi magari che non si fa viva. Scusate, metto un attimo la luminosità allo schermo perché sennò mi dà fastidio. Perdone. Ecco qua. Allora, dicevo, cosa fare quando la fiamma gemella ti ricontatta magari dopo mesi, anni che non la senti, un giorno si sveglia e ti contatta via messaggio, e poi cosa fare quando poi, magari proprio a seguito di quello scambio di messaggi, oppure perché la incontri per strada, o magari la incontri perché la incontri, si rifà viva fisicamente, quindi ti si manifesta a livello fisico della tua vita, ok? Se vi ricordate, quando ho parlato delle ultime dirette di questi aspetti, di queste due situazioni, diciamo quello che vi ho consigliato era quello di non, è di non rispondere, diciamo, di non rispondere quando la vostra fiamma si rifà viva dopo magari 2 anni che non la sentite, si rifà viva con un messaggio, quello di non rispondergli. O se la rincontrate di persona dopo anni che non la vedete di persona, di magari non parlarci o di ridurre l'interazione al minimo, o magari di far finta di niente, eccetera. No, è consigliato quindi di non farlo, di non rispondere, di non ricontattare, di non ricominciare un'interazione o di non alimentarla. Giustamente qualcuno mi ha chiesto,
scusa, ok, va bene, non gli rispondo. Poi magari la volta successiva, se mi ricontattano, gli rispondo. Sì, ok, ma quando gli rispondo allora? Cioè, quando è il momento buono per rispondergli? Come faccio a sapere quando è il momento giusto di rispondergli un messaggio, addirittura di incontrarlo sul piano fisico, o di incontrarla, insomma, se è una donna? Okay, intanto invito quelli che sono collegati adesso a mettere mi piace la diretta, per favore. Okay? Anche perché, come appunto qualcuno giustamente mi ha detto, non è che posso ignorare la mia fiamma a vita, no? Perché se la ignori a vita, non gli rispondi a vita, o scappi dalla tua fiamma per tutta la vita, sostanzialmente, che fai? Cioè, non è un rapporto, no? Giustamente. E infatti la domanda è corretta, chi me l'ha fatta, insomma, ha fatto una giusta domanda. Anche perché se scappate sempre dalla fiamma gemella, a quel punto non stiamo parlando. Ciao Diana, un abbraccio a te. Non stiamo parlando più di un rapporto fra te e la tua fiamma gemella, ma magari stiamo parlando di un'altra cosa, di un altro tipo di dinamica e di rapporto che è, diciamo, la dinamica di rapporto dell'asse narcisista empatico, no? Perché chiaramente se avete una relazione con un narcisista, la cosa migliore che potete fare per, insomma, in quel caso è appunto stare lontano, non incontrargli e non rispondi mai più. Perché? Perché sostanzialmente vi fate solo male e basta. Per cui in quel caso ha senso che non gli rispondete e non vi fate vedere. Però quella è un'altra cosa, ok? In realtà il discorso è anche più complesso, però diciamo, nel caso di una relazione con un narcisista, quindi non stiamo parlando di una relazione di fiamme gemelle, è un'altra storia, ok? Chiaramente. Con la fiamma invece noi vogliamo un rapporto diverso, quindi che non sia qualcosa che abbiamo in una dinamica con un narcisista, ok? O con una narcisista, perché purtroppo esistono le donne anche narcisiste e io purtroppo nella mia storia relazionale ho avuto anche a che fare con questo tipo di persone, ma non ci interessa. Però era giusto per dire. Il rapporto che abbiamo con la fiamma è invece un rapporto diverso, perché il rapporto con le fiamma, vi ricordo, è basato sull'amore vero. Che per comodità, anche se sapete che a me questo termine non piace e non amo molto questo termine, chiameremo amore incondizionato, ok? Anche se non esiste l'amore incondizionato, perché l'amore, per essere amore, è per definizione incondizionato, perché se no non è amore, è manipolazione e altro, non è amore, ok? Ora, siccome mi è stato chiesto, prossimamente farò qualche nuova diretta su fiamme gemelle e narcisismo, anche se ne ho già fatta una, anzi un paio, considerando anche il video sulle persone difficili. Però alcune cose pare, mi sembra, che non mi siano chiare, per cui le riprenderemo. Già stasera ho detto qualcosina altro per aiutarvi un po' a comprendere di che cosa stiamo parlando. Per cui chiaramente qualcuno giustamente mi farà la classica domanda che io odio, cioè quella a cui me la chiedono sempre: ma dimmi cosa sono le fiamme gemelle? Oddio. Allora, vi darò una risposta incompleta, nel senso che non ve la faccio tanto lunga, perché se no, sempre questo video diventa super lungo. Allora, definiamo le fiamme gemelle come un frammento, una goccia se volete, un'emanazione del tutto, della fonte di Dio, il grande spirito, il sé superiore, chiamatelo come vi pare, ok? Tanto non ha importanza l'etichetta, le etichette servono solo per fare le gare a chi la spara più grossa su Facebook, per far vedere chi è più figo, chi è più maestrino, su Facebook, su YouTube, insomma, a seconda del contesto. Ciao Maria Cristina! Quindi comunque un'anima unica si sgancia dalla fonte, quindi questa goccia di pura essenza del creatore si sgancia, si divide in due polarità, le femminile e maschile, che sono comunque unite sul piano animico, ma si incarnano sul piano fisico in due corpi differenti, ok? Che possono essere pure dello stesso sesso, quindi due corpi femminili o due corpi maschili, ma con polarità opposte e complementari, polarità maschile e polarità femminile, ok? Diciamo, si incarnano perché sulla Terra, quando c'è il rincontro, esprimeranno l'amore assoluto, cioè quell'amore che in qualche modo ci porta un modello di relazione nuova, non basato sul pensare o sul manipolare o sulle aspettative, ma sul sentire, sull'amare, sull'aprire il cuore, in cui senti l'altro in te, perché non è mai stato realmente separato da te. È l'amore che la tua anima vede negli occhi dell'altra persona che, insomma, noi sentiamo quella nostra fonte partanimica, e quando lo guardi vedi l'infinito e c'è la detonazione del cuore e c'è anche tanto altro, c'è l'energia, c'è l'elettronica che si spacca, c'è
ci sono le cose strane, c'è le notti che passi magari o le giornate con la tua fiamma gemella, il tempo sparisce, non hai fame, c'hai questa energia assurda e puoi passare ore e ore, la notte non ti viene neanche sonno, non sai come cavolo è possibile, dopo che hai smesso di parlarci rimani sveglio tutto il giorno perché comunque questa energia continua, insomma è una cosa pazzesca. E poi ci sono le lacrime di emozione, di gioia, anche solo guardando la sua foto o quando ti tiene la mano. Oh vabbè, insomma, anche altro, però non andiamo, diciamo, dato che siamo ancora in fascia semiprotetta, in temi fuori, diciamo, dalla fascia protetta, capisci a me? Comunque, insomma, il concetto è quello. Lo so, è limitato, non è una spiegazione ultra rigorosa, ma se no, se ogni volta vi devo fare lo spiegone di 40 minuti su cui sono le fiamme, ciao, cioè non ha senso. Quindi dicevo che nelle precedenti dirette ho spiegato il fatto, quindi ho accennato, ho suggerito il fatto di non rispondere alla propria fiamma quando ci ricontatta e ridurre al minimo le interazioni, addirittura proprio non fare interazioni, non parlarci, eccetera. Finché ero iniziato a ridurre, diciamo, questo muro che si crea, creato dal campo, energetico, animico, condiviso fra te e la tua fiamma, perché questo campo, quando hai l'eccesso di energia, vi tiene separati sul piano fisico, ok? Facendo questo, quindi non esagerando, intanto saluto Marta Gallo che non sento dalla vita. Ciao Marta! E dicevo, quando fate questo, iniziate a invertire, diciamo, il trend che questo trend tremendo, oddio che gioco di parole terribile, questo trend tremendo, che è quello che accade quando rispondendo alla vostra fiamma subito questa scompare dalla vostra vita, no? Cioè il classico ghosting che c'è purtroppo anche nel narcisismo, no? Quando invece voi non esagerate in questo, bilanciate l'eccesso di energia che si crea fra te e la tua fiamma, cioè bilanciate questo piccone di energia, piccone nel senso di grosso picco, non di piccone per dare le picconate, ci do, non quello, ok? Ora, diciamo, approfondiamo il tutto spiegando un po' meglio questo discorso qui, perché chiaramente qualcuno mi ha detto sì, ok, ma quando interagisco a questo punto, una volta che ho capito questa cosa qua, allora, quello che è importante che capiate è che man mano che cercate di bilanciare l'energia, quello che fate appunto è togliere, ok, togliere, quindi togliere che cosa? Ciò che alimenta eccessivamente l'interazione e la dinamica energetica fra voi e la fiamma, ok? A seguito di fare questo, quindi del togliere sostanzialmente ciò che fa andare in eccedenza, quello che succede, e che succede abbastanza naturalmente, quindi senza che neanche fate chissà che, e so, diciamo che molti di voi lo possono confermare stasera, è che la fiamma inizia a rifarsi viva. Inizia a ricontattarvi, vi ricontatta ancora, si rifà viva, vi inizia addirittura fare anche delle cose che non avevate fatto prima, cioè succedono cose veramente strane, ok? Voi cosa fate? Mi cerca e voi cosa fate? Ignorate e andate piano, piano, quindi andando piano piano, giustamente, cercate, vi dovete cercare di capire quando è il momento di rispondere, quindi vediamo di capire in modo pratico quando è il momento di rispondere. Come ho spiegato in precedenza, la risposta a questa domanda è riassumibile sostanzialmente in una parola. Una. Dipende. Dipende da dove siete a livello del vostro percorso personale verso l'amore e la conoscenza profonda di voi stessi, a livello proprio più profondo. Hai un altro? In che senso? Io un altro? Un altro chi? Boh, vabbè, non ho capito, Maria. Dicevo. Dipende da dove siete a livello del vostro percorso personale verso l'amore e la conoscenza di voi stessi a livello più profondo possibile, intendo. Se ci pensate, gli antichi questo lo sapevano, cioè qual è l'unico insegnamento veramente, non l'unico, però l'insegnamento più importante che ci hanno dato gli antichi, la saggezza più importante che ci hanno dato gli antichi, stava scritto all'inizio, all'ingresso dell'oracolo di Delfi, dove c'era scritto Noscite Ipsum, vabbè. Non era scritto in latino, era scritto in greco, però il termine latino è quello, cioè conosci te stesso, ok? Quando ci conosciamo davvero a fondo, scopriamo che il nostro mondo interiore, quindi quello che c'è dentro di noi, è molto più grande di quanto immaginiamo e potenzialmente è illimitato, ok? E quindi quando capiamo che lo spazio dentro di noi, per
proprio perché dentro non fuori è illimitato, abbraccia e comprende tutto, quindi non c'è una reale divisione fra noi e gli altri. Per cui più ci conosciamo dentro, più riusciamo a vedere ciò che dentro di noi è rispecchiato negli altri. E più soprattutto sappiamo che cos'è l'amore, ok? Perché apprezziamo anche ciò che apparentemente è diverso da noi, perché quando noi scopriamo di essere ampi, apprezziamo ciò che è diverso da noi. Se noi invece ci vediamo ristretti solo in un punto, solo in una cosa, pensiamo che tutto il nostro mondo è solo lì e non riusciamo a concepire che c'è altro. Quindi, quanto più ci conosciamo e più amiamo, tanto più contrastiamo l'energia basata sulla paura che, diciamo, reagisce all'eccesso di energia e ci separa dalla nostra fiamma. Il nostro ego, quello che viene chiamato comunemente ego, nasce quando una parte della nostra anima si bagna letteralmente nella vibrazione della paura, che è l'energia che divide, perché la paura divide e l'amore unisce. La paura è l'opposto dell'amore e l'amore è l'opposto della paura. Per cui la nostra anima, che è un qualcosa, è un campo che nasce dall'amore puro, perché è l'amore della fonte, quando scende qui e quindi si abbassa dal 5D, quindi dalla quinta dimensione, dove il tempo e lo spazio non c'è, tutto è uno, inizia a scendere nella terza, dove c'è l'etere dimensione, il tempo, eccetera, eccetera, si addentra nella dualità. Ma la dualità è la vibrazione della paura, cioè io contro di te, tu sei diverso da me, io sono staccato da te, io e tu, non è noi, ok? Quindi si abbassa nella terza dimensione. La paura va affrontata, certo, però adesso non stiamo parlando della paura in sé, ma stiamo facendo un discorso più ampio, Alessandro. Magari ascolta così comprendi quello di cui sto parlando, perché credo ti manchi la parte iniziale, ok? Quando invece stiamo nella paura e diamo retta alla paura e alimentiamo quell'energia, in qualche modo alimentiamo la separazione, ok? Quindi dobbiamo capire come rispondere alla nostra fiamma gemella o come interagire con la nostra fiamma gemella senza alimentare l'energia dipendente dalla paura, che appunto è semplicemente la nostra energia limbica che si è abbassata sul piano della materia per poter stare e fare l'esperienza della dualità, che è il mondo della paura sostanzialmente, perché il mondo della dualità è il mondo della paura, ok? Per cui per poter rispondere alla nostra fiamma o contattare la nostra fiamma o sentire la nostra fiamma o vedere la nostra fiamma, eccetera, senza che questa energia ci porti a dividerci, perché normalmente questa energia della paura ci porta fuori dalla centratura che avremmo se stessimo nell'amore per tutto il tempo. Perché quando siamo nell'amore per tutto il tempo, ciò che creiamo, ciò che siamo, è l'equivalente del paradiso in terra. Perché quando siamo armonizzati nell'amore, quindi in armonia con noi stessi e quindi in armonia con la nostra fiamma, perché la nostra fiamma è dentro di noi e siamo noi, quando lo siamo creiamo il paradiso in terra. E il paradiso in terra ed è proprio quella vibrazione altissima che create quando siete in armonia con la fiamma, quando siete proprio, quando avete incontrato la prima volta la fiamma e poi vi siete rivisti e poi è iniziata la relazione, è iniziata quella sensazione di amore, in quel momento c'era il paradiso in terra. Il tempo non esisteva e si sentiva questo amore che era talmente forte a livello di vibrazioni che si espandeva attorno a voi. Cioè, tant'è vero che le persone lo sentivano, cioè, vi sentivano diversi, cioè, ma che hai fatto? Ma cioè, che cosa c'è tra voi che si sente questa cosa pazzesca, no? Gli oggetti lo sentono, tant'è vero che con le fiamme succede di spaccare le cose elettriche, ok? Lampioni, computer, telefoni, e chi, quanto più ne forni, e chi, le luci di casa e chi più ne ha più ne metta. Lo sentono le persone, lo sentono gli oggetti, lo sentono gli ambienti che si caricano di energia perché c'è proprio questa vibrazione pazzesca e lo sentono pure gli animali. Cioè, fateci caso a come interagiscono gli animali quando ci siete in presenza della vostra fiamma. Se avete degli animali o se ci sono gli animali, fateci caso, dopo un po' qualcosa succede, anzi, qualcuno vuole, diciamo, testimoniare perché sa di cosa sto parlando, lo sta vivendo, magari mi fa piacere, ma solo se effettivamente l'ha vissuto, ok? Ora, detto questo, sappiamo che quando siamo centrati stiamo nel paradiso, quando siamo dalla paura no. Ora, saperlo è un conto, farlo è un altro, perché è nel farlo che sta la vera sfida, ok? Sostanzialmente il processo da fare, cioè il processo inteso, il procedimento da attuare è questo, ok? Ossia, man mano che tu prendi consapevolezza della tua integrità animica,
cioè di sentire di essere anima, di avere l'anima dentro e sentirla, per cui non ragioni più nel mentale, cioè non stai più qui, ma stai qui nel cuore e dal cuore, dal cristallo del cuore, un po' quello di cui cantava anche la sigla di Sailor Moon, per chi se la ricorda, Sailor Moon cristallo del cuore, che veramente ce l'abbiamo un cristallo del cuore qui. Apri il tuo cristallo del cuore, quindi apri il tuo chakra del cuore, quindi inizi a far risplendere per questo un cristallo, questa energia luminosa che si espande, che possono sentire le persone, gli animali, e quindi staccandoti dal mentale ti avvicini alla vibrazione della tua anima, questo ti porta fuori dalla paura. E quando tu sei fuori dalla paura, questo per la tua fiamma è come una carezza energetica, perché invita la tua fiamma energeticamente a avvicinarsi, a riavvicinarsi nel tuo spazio sacro, che è il tuo cuore, ok? Quindi questo fa sentire alla tua fiamma che c'è spazio per lei in te. Perché non stai più riempiendo quello spazio di paure, aspettative, che appunto nascono dalle paure, perché le aspettative che noi abbiamo verso qualcuno nascono sempre dalla paura, cioè ci sono delle paure di base, per cui siccome ho paura mi aspetto che tu faccia questo, mi aspetto che tu mi dica questo, mi aspetto che tu ti comporti così, ma di base c'è sempre una paura. Le aspettative ci sono solo se avete paura, se superate le paure non avete più aspettative, quindi siete liberi dalle aspettative, perché le aspettative è essere condizionati dal fatto che qualcuno faccia qualcosa, precisamente come lo volete voi, per forza. Quando superate le paure non avete più bisogno delle aspettative, non vi interessano. Piccola pausa e leggo un attimo i commenti, se no pare che me la tiro e vi ignoro. Tanto saluto tutti quelli che mi seguono, Alvina, Alessandro. Se entrambi sono consapevoli, sì, mo arrivarci a essere entrambi consapevoli. Non è una cosa così facile. Andiamo avanti. Verissimo, sul cortocircuito elettrodomestico, lo so Federica, si spegnevano i lampioni quando passavamo per strada la sera, infatti. Problemi con gli ascensori e cellulare. Oddio, solito ho premuto qualcosa di sbagliato. Ciao Jimmy, se ti do il telefono in mano era diventato verde e poi morto. Immagino. Lisa, avevo una passione per i cani, col fiammo posso assicurare che i cani con noi sono tutti molto tranquilli e in pace, anche più problematici. Guarda, non mi stupisce. Intanto saluto Laura, Donatella, Barbara e Giovanna. Ok, mi sembra di essere andato in pari con i vostri commenti, spero. Ricontrollo perché ho sempre la sensazione che do prima di aver ignorato un commento di Alessandra. Forse, o forse no. Ah sì, parlava degli occhi, ok, è vero Alessandra. I fari della macchina, Donatella, sì, infatti. Ok, dicevo, quindi togliete le aspettative, perché le aspettative nascono dalle paure, e diciamo tu ti aspetti che la tua fiamma ti tolga quelle paure facendo delle cose, ma questo è un errore. Quando poi la fiamma non fa quelle cose e tu ci rimani male e ti stai male, lo accusi, cioè lo accusi di qualcosa. L'accusi di essere stato, boh, non so, stronzo, non considerevole o quello che è, che non ti ha amato, che ti ha deluso, bla 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 bla. Ma quello che voglio che tu sappia, perché tu nel senso che chi ascolta sappia, non sto dicendo un tu o una persona in particolare che ho in mente, quello che voglio che tu sappia, e che ripeto questa cosa perché è importante che ripetendola che entri dentro, che la tua fiamma, anche se tu pensi che magari sia stronzo, sia stronzo, sia cattivo, non ti ami, eccetera, eccetera, lo sta. Ripeto, non sta facendo qualcosa a te volutamente, volontariamente, ok? Attenzione però, non sto dicendo, perché questa cosa l'ho già detta, ma qualcuno chiaramente non l'ha capita purtroppo, nonostante cerco di essere chiaro, non sto dicendo che devi giustificare e perdonare sempre, assolutamente e continuamente la tua fiamma per quello che fa, specie se fa qualcosa di negativo, se ti fa del male. Eccetera, cioè ti maltratta, che ne so, ti spacca la macchina, ti ruba le cose, quello che è, boh. Insomma, a chi ha vissuto situazioni di questo tipo, magari ti ha menato fisicamente, proprio ti ha riempito di botte o cose di questo, ti ha dato schiaffi, eccetera. No, non sto dicendo questo, assolutamente no, ok? Perché? Perché se invece questa cosa l'accettate, state preparando il terreno, ovviamente, per un'azione abusante. E non vogliamo questo, ok? Ripeto, parleremo di fiamme gemelle e narcisismo magari in un futuro, ma non adesso.
Allo stesso modo, paradossalmente, quando la fiamma fa qualcosa di buono per te, dopo magari diverso tempo che non lo fa, e quando invece inizi a farlo, dopo che ricompare di colpo e di colpo sembra che, tra virgolette, si è convinto a voler stare con te, quando fa qualcosa di buono con te, non lo fa perché desidera farti del bene o ha deciso che ti ama o si è risvegliato. No! È sempre la sua energia, l'energia basata sulla paura che vi dicevo prima, che gli fa fare questa cosa qua. Perché? Perché l'energia che tu hai bilanciato finora, fino a quel momento, sgombrando il terreno, ha permesso alla tua anima, e ha dato abbastanza, cioè hai fatto un lavoro abbastanza per permettere alla tua anima di far ricomparire, di dare la possibilità di farle ricomparire la forma fisica, l'involucro fisico della tua fiamma di fronte a te. Quindi sostanzialmente la tua anima fa questo perché ha un unico desiderio, cioè quello di riunirsi con la sua controparte, che è la mente animica, per essere completa e ascendere, quindi superare la dualità della materia e magari non reincarnarsi anche più, ok? Attenzione che però quando dico che riporta la fiamma gemella davanti a te, non vuol dire necessariamente che la riunione significa una riunione con l'involucro fisico, ma una riunione interna prima di tutto, che è rappresentata e puoi vedere che inizia a cadere quando ti si ripresenta l'involucro fisico, ma non significa che la riunione vuol dire una relazione romantica con la tua fiamma, ok? Non è detto, ok? E quindi la tua anima ha iniziato a rimagnetizzare la tua fiamma della tua vita, ok? Facendotela rincontrare di persona. Ma quando questo accade, non vuol dire che siete pronti per la riunione fisica, per avere una relazione e quindi ti devi buttare a capofitto. No, 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 assolutamente no. Questo accade perché l'interazione con la forma fisica della fiamma servirà a creare una sorta di movimento, ok? Una sorta di movimento. Serve a spostare di nuovo un equilibrio, perché fino a quel momento tutto quello che avete fatto finora, diciamo, ha creato un punto di equilibrio, ok? Perché? Perché è tutta una sorta di danza, è come una danza, no? La danza si basa sull'equilibrio fra le due coppie, fra la coppia, fra le due parti, ok? In questo caso è una danza fra due polarità energetiche. E le due polarità energetiche cercheranno sempre un nuovo punto di equilibrio e una compensazione nel momento in cui si deve creare quell'equilibrio, perché il centro si sposta sempre. Ed è dinamico. C'è una cosa molto bella che poi in realtà è presa dal taoismo. Taoismo è la filosofia diciamo, degli antichi cinesi. A cui chiesero un maestro Zen: dov'è il Tao? Cioè, il Tao che ne so, è l'equilibrio supremo, no? E lui gli rispose semplicemente con una parola: muoviti. Dov'è il Tao? Muoviti. Perché vuol dire che il Tao è dinamico. Il suo equilibrio cambia sempre e tu ti devi adattare, devi essere fluido, un po' come diceva Bruce Lee, no? Nel Principe del Jeet Kune Do, per chi l'ha letto, è stato molto bello i libri di Bruce Lee sul Jeet Kune Do, perché comunque sono completamente, diciamo, tarati sull'applicazione di questi concetti, ok? I taoisti lo sapevano, quindi in fondo il taoismo alla fine è un modo diverso di parlare di fiamme gemelle. Ok? Quindi man mano che il centro dell'equilibrio si sposta dinamicamente fra te e la tua fiamma, il rincontro avviene per un solo motivo, ok? Cioè avviene per un motivo preciso in questo momento del vostro percorso, se sta accadendo adesso, ossia quello di darvi l'ennesima opportunità di bilanciare sempre di più le vostre energie. Sì, anche Pantarei, Alessandro, giustamente, tutto scorre, beh, anche i filosofi greci ne sapevano qualcosa. Che avevano i principi, la dominanza dei principi universali, perché sono tutti principi universali, non sono cose inventate, fanno parte di tutte le culture di tutti i tempi, ok? Quindi l'incontro fisico con la tua fiamma in questa fase non è il momento che abbiamo una relazione, ma ti aiuta a bilanciare sempre di più questa energia che inizialmente è troppo in eccesso, perché siccome in eccesso vi siete allontanati sul piano fisico, ok? Nel momento in cui ti allinei sempre di più con la tua anima, quindi bilanci sempre di più questi eccessi di energia, tac, la tua fiamma compare e compare sempre di più anche sul piano fisico. Non ci speravi più, però piano piano inizia a ricomparire. E quando è che compare? Ma pensa un po', quando stavi pensando a lei, quando ti sentivi in pace con l'universo, quando inizi a dedicarti con amore vero verso te stesso.
o te stessa se sei donna, e tac, boom, ricompare, magia. E se ci fai caso, la prima volta che hai conosciuto la tua fiamma, che veramente la primissima volta, cioè il momento del rincontro, quindi del riconoscimento animico, solitamente ha proprio questa forma, cioè accade, come mi raccontano tante persone che mi contattano tutti i giorni, tutti i santi giorni, e mi raccontano le loro storie, ne conosco ormai una marea, il 99% di voi, non è sempre così perché non è una regola, non esistono regole fra le fiamme, sono le leggi universali, però il 99% delle volte, o comunque molto vicino a questa percentuale, magari voi stavate bene, in pace con voi stessi. Magari non stavate bene da tempo e nel momento in cui stavate in pace, in equilibrio, tac, avviene il riconoscimento animico, la vostra fiamma per la prima volta nella vostra vita la incontrate sul piano fisico, ok? Quindi avviene solitamente quando sei in pace, in equilibrio, ok? E quando compare, specie se accade all'improvviso, il tuo equilibrio è normale che salta, va in tilt. Per cui la presenza della fiamma mette in moto dentro di te un meccanismo, ovviamente, ma è normale, di aspettative. Quindi quando si ripresenta di nuovo dopo la prima separazione o la grande separazione, insomma la separazione iniziale, si mette in moto un meccanismo chiaramente di aspettative, desideri, ma anche paure, perché comunque se ti ha lasciato una volta, se si è allontanato una volta, come fai a sapere che non rifà? Per cui di nuovo aspettative, paure, c'è cioè proprio un ciclo. Quindi questa cosa attiva nuovamente la tua energia dipendente dalla paura, quella di cui parlavo prima, insomma. E questa energia che fa? Cerca di alimentarsi, cioè di mangiarsi un po' diciamo, di questa energia che tu crei con la paura, con le aspettative, e se l'alimenta. Per cui nutre e alimenta le paure e aspettative che provi. È un po' come farebbe un tossico che si prende una dose della sua sostanza, no? E quindi quando prende questa dose, boom, cioè si prende, come ti posso dire, una sorta di scarica di questa dose, no? È come l'inizio di un'onda. Quando c'è l'inizio di un'onda, in qualche modo, mettendo che voi siete così di equilibrio, arriva un'onda e ti sposta un po' dell'equilibrio. Guarda, forse per fare un esempio, può essere una persona che sta in equilibrio su un piede solo, no? Quando inizia ad arrivare un'onda o comunque qualcosa che lo muove, inizia a oscillare un po', però comunque rimane dritto. Se però l'oscillazione diventa troppo forte perché si sbilancia troppo, boom, casca, perché non riesce più a stare in equilibrio sulla gamba sola, ok? Perché l'ondata è troppo forte. Se l'ondata non è troppo forte, quindi l'oscillazione minima ritorna al punto di equilibrio di partenza, ma se l'oscillazione è troppo forte cade, ok? Non so, è un esempio con le dita che fatto così forse non si è capito niente, però se avete capito qualcosa ditemi ho capito, perché se no mi deprimo. Per cui l'equilibrio si sposta, può tornare se non eccedete e può tornare al punto di partenza. Ma se diventa troppo spostato, diventa qualcosa di ingestibile, ok? Adesso aggiungerei altro, ma prima voglio vedere i vostri commenti perché se no ci perdiamo. Ok, qualcuno dice la mia fiamma è sposata. Ok. Jimmy, io scappo delusa, in un colpo, le aspettative deluse, io si chiudo in silenzio, dopo un po' torno io e lui si riapre pianissimo. Ho dedotto che sono io la runner. Lui non si apre, non riapre mai da anni. Ok, Pantarei, eccomi, ciao a tutti, ok. La bilanciamo entrambi, in che senso, Patrizia? No, basta che solo una delle due fiamme faccia il lavoro di bilanciamento. Questo lo spiego nel percorso rimagnetizza la tua fiamma gemella dalla tua vita. Sto iniziando a stravolgere la mia vita da quell'incontro, lo so, Deborah. Alessandro dice: a me è successo mentre avevo iniziato ad uscire seriamente con un'altra. Guarda, non mi stupisce. Anna dice: cercando di riaprire la camera dell'albergo insieme, al momento stesso si sta scaricando la pila della serratura digitale ed era bloccata. Ma dai, Anna, ma boh, pazzesco. Il tecnico poi non riusciva a spiegarsi perché l'aveva sostituita qualche giorno prima. Invece un giorno prima la sua grande B&W aveva per qualche ragione al momento perso il livello di carica della batteria. Non riusciva a scendere senza ricaricarla dall'esterno. E questo non capitava prima o dopo le altre circostanze in cui la guidava. Ma questa elettricità capitava se parlavamo di qualcosa della vita che ferma la nostra unione, non nel momento del flusso della reciprocità senza ostacoli e pensieri e doverci separare.
quando l'ho incontrata, dice Deborah, io quando l'ho incontrato ero in crisi con me stessa, però sì, ho detto Deborah che sostanzialmente spesso si incontra in un momento di equilibrio. Per alcuni, che magari hanno la polarità invertita, succede l'esatto opposto, cioè si incontra la fiamma nel momento più caotico della propria vita. È interessante capire, probabilmente anche lì sarà un discorso di polarità e bilanciamento di Yin e Yang. Tanto Francesca dice, quanto mi ritrovo le tue parole oggi, dopo un anno si è fatto sentire, dovremmo rivederci a settembre forse, proprio ora che avevo un piccolo equilibrio, paura, aspettative, sì, sono nuovamente affacciate, mamma Francesca. Alvina dice ho capito, ah sì, se non cedete, se diciamo che ci sto lavorando, Gabriele, ci stiamo lavorando tutti. Luciana dice, ah non lo sapevo, basta solo che faccia io il lavoro di bilanciamento. Luciana, sì, chiaramente spiego come, beh, è per bene nel percorso di magnetizza la tua fiamma gemella della tua vita, che è il mio percorso che ho creato appunto per fare questo qua, cioè fare questo discorso qua. Allora, dicevo, ora se comunque e cedete, quindi perdete il bilanciamento, va comunque bene perché è ammissibile degli errori nel corso di un processo di apprendimento, soprattutto la gestione dell'energia, perché gestione dell'energia è una cosa facilissima quando avete imparato a farlo, difficilissima quando non sapete come fare, normale, un po' come tutte le cose. Per cui non serve dare di matto o farvi prendere dal panico quando avete ceduto e quindi magari l'energia è troppo forte e vi siete separati anche brutalmente, bruscamente. Perché? Perché quello che la tua energia basata sulla paura si suppone che faccia, appunto, parimenta la paura e vi separa, ok? E vi porta fuori dall'equilibrio, perché la sua funzione è portarti fuori dall'equilibrio. Ed è un meccanismo perfetto perché le fiamme portano movimento, sono fiamme, quindi divampano, si muovono, sono dinamiche, no? Pensate a una fiamma, non pensate a una cosa statica, non sono anime gemelle che sono un po' più statiche, sono fiamme gemelle, è una cosa diversa, ok? Sono energia divina luminosa, ok? Quindi è un bene che in qualche modo, anche se avete ceduto, avete spostato un equilibrio e ti spiego perché è un bene, perché ti dà la possibilità, spostando il tuo equilibrio, spostando il tuo centro, di bilanciare ancora di più l'energia affinché tu possa gestire una quantità sempre maggiore di energia che si genera quando tu e la tua fiamma siete insieme. Ripeto, è come una danza. Quindi, se l'energia sale, tu fai il possibile per accorgertene, e allora sai che devi lasciare che l'energia scemi un po', così il picco si attenua, ok? In qualche modo devi creare un vuoto. E quando il vuoto, quando sai che il vuoto sta per sbloccare, cioè sboccare nel senso che prendi un vaso, sta per essere pieno fino all'orlo, però tu ti fermi prima che sia pieno fino all'orlo, devi creare un vuoto, così non sbocca, il liquido non schizza via, non si perde, non si spreca. Come dicevano gli antichi cinesi, crea un vuoto affinché il vuoto possa a sua volta richiamare, attirare un pieno, Yin e Yang, punto. Solo a quel punto avviene di nuovo un contatto, cioè quando c'è questo vuoto che chiama il pieno, ok? Quindi cosa succede in quel caso? Ti prendi una piccola scossa, quindi sposti di nuovo l'equilibrio un pochino, rappresentato dal messaggio della fiamma, dall'incontro con la fiamma, sul piano fisico, quello che sarà, e alimenti di nuovo un minimo la tua energia dipendente dalla paura, quel tanto che basta per aiutarti a bilanciare un pochino di più della volta precedente. Quindi in questo modo impari e insegni anche alla tua fiamma gemella a gestire energeticamente una quantità di energia sempre maggiore quando è con te. Perché il problema che porta la vostra fiamma a scappare è che non riesce a gestire, ma neanche voi ci riuscite, l'energia in eccesso, per cui gli prende un colpo e scappa. Ok? E quello che io ho notato è, diciamo, che molte persone all'inizio e cedono, cioè nelle interazioni con la fiamma, nelle primissime soprattutto, specie quando l'hanno appena incontrata oppure quando è ricomparsa per la seconda o terza volta dopo che magari si era separata da voi, c'è stata una cosiddetta, anche se per me non esiste, fase di separazione. Intanto saluto Sara, saluto tantissimo Marinella e tutti gli altri che insomma si stanno collegando, si sono collegati anche Erika. Dicevo, quello che noto è che le persone nell'interazione con la fiamma esagerano e posso capire e comprendere perché viene da farlo, no? E diciamo che le persone invece di alimentare,
quell'energia, il giusto, il minimo, il necessario per facilitarsi il bilanciamento, l'aiutano un po' troppo eccedendo. Ma ripeto, è normale, perché si fanno prendere dall'entusiasmo, dalla sensazione che vivono con la loro fiamma, esagerano nell'utile energia della paura, perché interagiscono troppo con la fiamma, troppo, troppo, troppi messaggi, troppa roba, ok? Quindi qui la cosa veramente importante da capire, la cosa fondamentale da capire, è che ci deve essere uno spostamento del centro di equilibrio, il centro di gravità permanente, no? Cioè, bisognerebbe raggiungere il famoso centro di gravità permanente di cui parla il grandissimo maestro Battiato, però questo si raggiunge col tempo, ok? Quindi, tra parentesi, condividete la mia diretta. Tra l'altro non mi sono presentato stasera, ho scordato di dire a quelli che non mi conoscono, pardon, che io sono Jimmy Fascina ipnologo, preparatore mentale con sportivi, esperto di fiamme gemelle, esperto di fiori di Bach, operatore di Matrix Energetics, operatore di Access Consciousness Sparks, parapsicologo, cartomante, lettore dei registri akashici, massaggiatore, operatore olistico energetico, appunto creatore del programma Rimagnetizza la tua fiamma gemella della tua vita. Stasera mi sono presentato in un minuto, yes. Quindi dicevamo, bisogna trovare e arrivare a un centro di gravità permanente, ok? Per arrivarci però si fa graduale, quindi in modo graduale, equilibrato, niente picchi, niente scossoni, bisogna invece alimentare l'energia poco a poco, in modo naturale, stampatevi questa parola, in modo naturale. Dobbiamo bilanciarla in modo naturale. Per cui non l'aiutiamo eccedendo nelle interazioni, e caricandoci e prendendo più energia del necessario, ma giusto quello che serve. Quindi è come una danza, bisogna essere leggeri nella danza, no? Leggeri, equilibrati, coordinati con l'altro, con ciò che ci rimanda l'altro. Ma chiaramente la danza si impara sbagliando i passi, è normale, e concedendosi degli errori, senza massacrarsi. Inutile che vi massacrate dicendo sto male, ho sbagliato, ho fatto una cazzata. No, inutile, cioè inutile farsi venire un aneurisma perché dobbiamo aderire a un perfezionismo interno che è inesistente, cioè non possiamo fare perfettamente qualcosa la prima volta che la facciamo, ragazzi. Per cui andrete avanti a prove ed errori fino a che non capirai, fino a che non capirete come gestire l'energia, gestire, capire quando fermarvi, quando state esagerando, quando puoi osare un po' di più. Ma non troppo. Ed è giusto così, va bene così, fa parte del gioco, perché è così, ok? Certi giorni, non so come, non so perché, esagererai, straborderai, è inevitabile. Prenderai troppa energia nell'interazione con la fiamma, perché non ci starai con la testa, starai un po' stanco, non ci farei caso, non te ne renderai conto, non te ne fregherà nulla. E la fiamma si allontana dai dati, non dati sul piano fisico. Ma per allora, spero che avrai imparato a non sentirti abbandonato o abbandonata. Perché se se n'è andata, è bene. Perché ti permetterà di far calare questo muro di energia eccessivo, questo picco di energia mostruoso di cui ti sei caricato, di cui vi siete caricati, perché l'energia era troppa, e quindi hai spinto troppo stavolta. E questo è un bene perché si inizia a attivare la legge di compensazione di equilibrio, che è interazione sostanzialmente. Per cui anche se la tua cavolo di mente ti manderà messaggi dentro la testa, pensieri per dirti no, hai sbagliato, ti farà andare in panico, ti dirà che hai rovinato tutto, ti massacrerà di giudizi, ti dirà che è finita, che la fiamma non la vuole più sapere di te, che ormai pensa di te che sei una merdina, che non capisci niente, che ne so, che sei frigida, che sei impotente, che sei stronzo, che sei inaffettiva, che non capisci niente, che sei stupido, eccetera. Ne ho sentite milioni da parte delle persone che lavorano con me. O che la fiamma voleva solo sesso da te, voleva usarti solo per sesso e di te non gliene frega niente, voleva solo manipolarti. Tu, nonostante questo, nonostante la tua testa, la tua vocina dirà queste minchiate, scusate il termine, te ne starai tranquillo, tranquilla, perché saprai cosa devi fare. Non sarà insomma una condanna permanente. E anche se temi di aver sbagliato, non hai sbagliato niente.
inizierai davvero ad amare questa strana, paradossale, magica danza. Adesso pausa perché un secondo vi devo beccare i commenti, perché se no mi scrivete i papiri e io non riesco poi a seguirvi. Allora, vediamo, tanto ho pure difficoltà io a scorrere. Allora, scusate, tanto buonasera. Lui si è proprio preso un colpo, sì, era decisamente eccessiva all'inizio. Lisa, posso immaginare? Alessandra conferma, Alessandro dice è capitato senza accorgermi, anche se ne ero completamente consapevole, lo so. Sui contatti abbiamo un equilibrio fortunatamente, praticamente zero, bella tempora, equilibrio stabile. Patrizia dice una volta imparato a gestire l'energia quando si sposa, siamo in grado di ritrovare il centro, giusto? Sì, Patrizia, esattamente quello che ho detto. Fin troppi errori, ma non sapevo, mi perdono, brava Isabella. Sarà il mio insegnante di ballo allora, ma se io non so ballare bene, Patrizia, non sono un buon insegnante. L'ho imparato a non sentirmi abbandonata, ma il punto è che mi manca il contatto fisico perché finora solo lui mi accende. Appunto, finora, finora, per cui non sai cosa può succedere in futuro. Ragazzi, anche Alessandro stesso, ragazzi, futuro non potete mai sapere come si evolve. Fate il lavoro, poi vedete cosa succede. Poi insieme si lavora così bene, sì, lo so. Ok, ma non è che si lavorava bene perché lavoravate bene, che la presenza della tua fiamma permetteva a te di poterti permettere, riconoscere, di vedere il meglio in te stessa, perché in quel momento stavi tranquilla, ti sentivi amata, anche se la fonte dell'amore che tu sentivi per te stessa era un'altra persona, Gabriella, e allora a quel punto ti permettevi di essere te stessa, di sbagliare, ma anche di performare meglio. Ma non è la fiamma che te lo faceva fare, sei sempre tu che lo fai. Ma questa cosa ancora non la capite, cioè ancora voi siete ancorati, fissati sulla forma e l'involucro fisico della vostra fiamma. Non è quello che vi fa stare al meglio. La vostra fiamma è sempre con voi, è la vostra energia, ragazzi. Alessandra, sì, ma bisogna fare un lavoro di un certo tipo. Ecco perché, siccome non è una cosa semplice, ho creato il percorso rimagnetizza la tua fiamma gemella della tua vita. Se lo potevi fare in 5 minuti non serviva a creare un percorso, molti di voi invece a questo livello ancora ci arrivano, senza offesa era per dire, perché se no se voi steste a posto non seguireste questa diretta, giusto? Sareste già con la vostra fiamma in un rapporto equilibrato. Buonasera Francesca, Alessandro dice adesso preferisco non vederla più e devo essere forte, più debole sono io. Ok, sì, diciamo che è un bene che non la stai vedendo, però puoi invertire la cosa, Alessandro, non è una sentenza definitiva, si tratta solo di prendere in mano la dinamica energetica, ok? Perché l'involucro fisico è così delizioso, vabbè Gabriella, ok, ore sono 10:30, ok, stiamo iniziando a uscire dalla fascia protetta, potete darvi al porno, ragazzi, vai. Siete autorizzati, no scherzo. Lisa dice, poi riprendiamo con il resto. Faccio di tanto delle pause perché sennò diventa troppo pesante. Già a distanza non vedevo più problemi di abbandono. Quando siamo andati a vivere insieme invece, ogni volta che usciva stavo male. È stato parecchio difficile. Ora sono solo felice di poter stare sola per ribilanciarmi. Lo prendo come un dono, ok, ma non sempre, ma quasi. Lisa, spero che davvero tu la prenda così e lo viva così, lo stia solo dicendo a livello intellettuale, perché io percepisco che tu lo dici a livello intellettuale, ma dentro ancora non lo fai tuo, e lo so perché un po' ti conosco, per cui fidati di me, cioè non è solo questione di sentirlo qui, lo devi sentire qua, ti devi sentire completa qua. Quando ci rivedremo sono sicura che ci ripiglierà un infarto. Beh, spero di no, ragazzi. Allora sto zitto è meglio, Alessandro, non ho detto di star zitto. Vabbè, Gabriele, una battuta su, chiaro che scherzavo, no? Mamma mia. Allora, tornando a noi, perché mi sono perso, ok? Allora, dicevo, quindi quando capirete questo inizierete a amare questa strana danza e tutto ciò che sta accadendo, quindi quando anche la fiamma si allontana, sta accadendo e in questo momento perché serve a farti capire e a permetterti di far dissipare l'energia. Quindi
scenderà. Stavolta magari mettendoci più tempo, quindi ci vorrà più tempo, la separazione potrebbe essere anche lunga, potrebbe durare anche mesi, anni, ok? Perché hai esagerato, perché ci sono delle volte che esagererai e quel giorno ne prenderai troppa e magari lo pagherai, magari anche in danni di lontananza dalla tua fiamma. Ora qualcuno mi dice, mi chiede sempre, ma quanto dura la separazione? Ma quanto dura la separazione? Il tempo non è importante, ragazzi, non è importante. Che sia un mese, che sia un giorno, che sia un anno, se arriverete ad avere la possibilità di riconnettervi alla persona che, cioè alla vostra fiamma, quindi alla persona che sarà più importante di tutte le altre, perché siete voi, cioè se avrete questa possibilità, che ve ne frega che dovete aspettare una settimana, un giorno, eccetera, tanto sarà l'amore assoluto sulla terra, sarà il paradiso sulla terra quando sarete in armonia con la fiamma. Per cui vale la pena di aspettare 7 anni per vivere il paradiso? Cazzo sì, ma non vuol dire che in questi 7 anni sei morto, non fai più nulla, ti chiudi in un convento di clausura. Io non l'ho mai detto questo, ok? Però preoccuparsi di quanto tempo dura la separazione, l'allontanamento e quanto tempo ci vuole per fare energia, quello non ha senso. Non ha senso chiederselo. È una cosa mentale, non serve. Siete insieme dall'eternità, sarete insieme per l'eternità e sarete uniti sempre nell'eternità, perché voi siete fuori dal tempo quando siete con la vostra fiamma. Non siete nel tempo, siete fuori, ok? Questa cosa è importante. Ok? Per cui se esagerate e ne date troppa, sappiate che magari ci vorrà certe volte, certi periodi, molto tempo, perché ne già cari anche anni. Va bene così, è perfetto così. Se non esageri e lasci invece che l'equilibrio si sposti naturalmente, poco per volta, senza diventarlo troppo, sarà diverso. Quello che io vi suggerisco, per chi vorrà provare a darmi retta, è che nel momento in cui la fiamma si manifesterà nella vostra vita dopo la separazione, non importa che ci vanno settimane, mesi, anni, quello che è, non rispondete. O reagite subito. Lo so che sarà controintuitivo, lo so che lotterete con una parte di voi che magari che è la parte controllata l'energia della paura e che non vede l'ora di mordere quel boccone succoso davanti a sé dicendo sì, la fiamma, la voglio mordere, no? E ogni cellula del vostro corpo letteralmente urlerà, griderà che dovete rispondergli subito e vederlo subito. Perché nella vostra direte, Santa Maria di Leuca, Santa Maria di Leuca, devo rispondergli, gli devo rispondere, sono 10 anni che non lo sento, perché mi ha mandato al diavolo, perché era sparito dalla mia vita e avevamo litigato e mi aveva tirato i piatti in testa e che ne so, mi aveva fregato la macchina, rubato tutti i soldi, eccetera, e ora gli devo rispondere ora, subito. Ma come gli dovete rispondere ora? Ma se non ti cagava da 2 anni? E gli rispetto, tu gli vuoi rispondere ora? Ma non ha senso, no? Riflettici. Non ci vuole un genio, cavolo, per capire che un pensiero come questo, di rispondergli ora in maniera disperata, non è un pensiero normale, no? E non è un tuo pensiero, cioè lo capite che non è un vostro pensiero, è qualcos'altro che ve lo mette in testa. E vi fa credere che se non gli rispondi subito, sei fregato, sei fregata. No, 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 no. Ok, no, non funziona così. Non c'è bisogno di correre. Non dovete avere nessuna fretta. Tutta l'eccessiva urgenza che sentite viene dall'energia dipendente dalla paura. L'energia che voi, che sente, anzi si sente anche a livello fisico, cioè la potete sentire questa paura, proprio la sentite, non è una bella sensazione, ok? Perché quando vi fermate a sentire qual è la sensazione che vi porta ad avere quel pensiero e dovete rispondere subito, se la sentite non è una sensazione di amore, non è una sensazione bella, è una sensazione brutta, è bruttina e si sente. Per cui quando sentite questa sensazione di eccessiva urgenza, significa una sola cosa, ossia che quello è precisamente il momento per non rispondergli. Quello è assolutamente il momento per non rispondere. Quindi, come fai a sapere quando rispondergli? Risposta semplice: quando non sei in quella eccessiva urgenza data dall'energia della paura. Se sei nell'eccessiva urgenza della paura, non rispondergli, non vederlo, non contattarlo, non cercarlo, nella maniera più assoluta. Ok? Evitate proprio, evitate.
Lasciate andare. Mai e in nessuna occasione rispondete alla vostra fiamma quando l'energia della paura è attiva. Non rispondetegli mai o non scrivetegli mai, soprattutto quando siete nella sensazione di mancanza, quando vi sentite malinconico, addolorati, perché la vostra fiamma vi manca da giorni e giorni, perché non si fa sentire, magari non si fa sentire dopo che avete fatto sesso, state male, malinconici, eccetera. E vi viene da folle l'idea di scrivergli. No, non lo fate! Non lo fate! Ok? Perché? Perché nel momento in cui uscite dalla centratura dell'amore, perché uscite dalla centratura dell'amore quando siete in preda a queste urgenze e della paura, partite da quella che si chiama in filosofia una posizione ontologica. Cos'è una posizione ontologica? L'ontologia riguarda l'essere in quanto tale. E come si pone sta nel mondo, cioè l'essere, insomma, l'ente di cui stiamo parlando, ok? In questo caso, se voi gli rispondete, se voi lo se gli scrivete quando vi manca perché sono giorni che lo sentite, vi ponete e starete in una posizione ontologica di vittima e di bisogno. No, non lo fate, ok? Invece cosa dovete fare? Aspettate, non rispondete e non gli scrivete. Prima o poi si ripresentano. E la sapete la cosa buffa? Quando si ripresentano lo fanno in un modo un po' particolare. Adesso siamo fuori dalla fascia protetta, lo posso dire. Ossia, lo fanno con un sottofondo, proprio un'ondata bestiale di energia sessuale molto forte. Quando vi iniziate a rivedere con la fiamma, magari che ne so, vi invita a bere un caffè o quello che è. Si sente proprio quella tensione sessuale fortissima e terribile, si sente proprio la tensione a mille nell'aria, del tipo che con uno sguardo vi guardate negli occhi e c'è proprio quello sguardo del tipo che se adesso ti salto addosso e ti spacco in due, non in senso violento, ma capisci a me, per cui cioè, si sente proprio quella cosa fortissima e chiaramente, ok. Cosa succede? Cosa succede quando succede questo? Vi porta a sbarellare e vi manda in tilt. Bello, eh? E questa cosa si ripete più volte, quindi gli incontri successivi, se ci sono, boom, tensione sessuale, energia sessuale, cioè la fiamma proprio pare che vi vuole tentare, capito? Magari si veste in maniera di un certo modo per attirare la vostra attenzione, insomma, inizia a sentire, si sente il calore, iniziate a sudare freddo, insomma, è terribile. Intanto leggo un attimo i commenti perché come sempre mi perdo. Ok. Se la fiamma oltre la moglie cerca altre conoscenze, che fare? In che senso se la fiamma oltre la moglie cerca altre conoscenze, che fare? Che fai? Gli spacchi la testa? Pensi che sia utile spaccargli la testa? Allora, ti faccio una domanda, Maria. Oddio, stavo facendo. E che cacchio? Secondo te, se la tua fiamma, se hai la fortuna di essere sposata con la tua fiamma, è la tua fiamma appunto, secondo te c'è una relazione per lui più importante e significativa e energeticamente nutriente di quello che può avere con sua moglie se sua moglie è la sua fiamma? Cioè c'è un'anima che risuona più con lui di te che se è la sua fiamma? No, per cui non devi aver paura. Se hai paura e che te la tua energia è basata sulla paura che te lo fa avere, rimani fregata perché parte il classico ciclo di paura, aspettative, controllo, manipolazione, cioè vai nel mentale, non sei più nel cuore. Sei nel cuore, sei nell'amore, se sei nell'amore sai che la tua fiamma ti ama e sai che tu sei la vibrazione che rispecchia e risuona perfettamente con lei, perché non c'è nessuno che risuona più di noi, cioè risuona con noi più della nostra fiamma, non c'è da aver paura. Ok? È la sua personalità che lo porterà magari a cercare altre persone come scusa o motivazione per allontanarsi da te. Allora tu che fai? Fai quello che ti ho detto, riduci le interazioni fisiche con tuo marito il più possibile. So che non è facile perché magari convivete nella stessa casa, però riduci le interazioni e fai le cose che fanno stare bene te, incluso uscire anche con altre persone. Anche perché se tuo marito cerca attenzioni in altre donne, altre conoscenze in altre donne, fallo pure tu. Ok? Non mi fate fare il tarabasco della situazione, perché non è la mia funzione, ragazzi. Ok, tutto bene, ma la vita passa. Ma che ti importa che la vita passa? Cioè, il vero amore, secondo te,
che tu debba aspettare un giorno, un anno, tutta la vita, il vero amore rende significativa la vita. Cioè, pensi che ci sia qualcosa che lo renda più significativa? A parte, vabbè, fare bene agli altri e donare felicità agli altri. Ok, sei disposto anche a aspettare, però ripeto, non vi ho detto di fare le monache come dicevano anni fa le prime persone nei gruppi delle fiamme, dovete fare le monache e dimenticarvi di essere donne o uomini, di avere una vita, di avere una sessualità, di avere una vita relazionale. Non ho detto questo, eh. Tanto Gabriella dice, ora dico una cosa che mi farà prendere pazza, ma tanto ormai ci siamo trovati fisicamente un anno fa. In sala da pranzo c'era poi una foto con un ponte. Dopo 2 giorni di paradiso crolla il ponte Morandi. Ora Jimmy, dimmi che non c'entro niente perché è una follia questa cosa. Guarda, Gabriella, non sei la prima persona che mi parla di terremoti o ponti con la fiamma, per cui non mi stupisce, non ti prendo per pazza, tranquilla. Intanto saluto Daniela, Renata, Luisa, Rosangela, Maria, Silvia. Zero contatti a vita, ma non a vita, non ho detto questo, ragazzi. Anita dice, amica, scusate, amica, dice insomma non lo cercherei mai, non risponderò se chiama, infatti ormai ho capito e sto meglio. Bravo, legaci ad un altro palo per non rispondere. Lucia, non è il mito di Ulisse e le sirene, ti prego. Ok, aspetta, stiamo a posto, se parli di me è mancata la linea. Sì, ma è mancata la linea, già c'è stato. Non ho sentito, ripeti, Gabriella, ripetiti la registrazione che ripeto, non mi ricordo manco cosa ho detto. Questo sguardo, non ho capito, già c'è stato questo sguardo, Deborah, ok? Federica dice, ma questa calma nel rispondere, queste dinamiche possono essere attivate anche in relazione di fiamma? Sì, certo, Federica, puoi farlo anche con le relazioni di fiamma, nessuno te lo vieta, prova e vedi che succede, però noi stiamo parlando del contesto delle fiamme gemelle, ok? A me mi è sempre saltata addosso, ok? Aiuto! L'essere non può essere, il suo non essere non può essere. Parmenide di Elea, sì, Marta, esattamente. Esatto, la base dell'ontologia. Grazie, Marta. Marta è evidentemente una filosofa. Esatto, Jimmy, un genio. Ma chi sarebbe il genio? Io? No, io non sono un genio. Io libertà assoluta, mi sono scomparsi tutti i messaggi precedenti, c'è un bug, Gabriella, mi spiace. Non ti preoccupare, tanto ricompariranno tutti quando vedi la registrazione della diretta. Sì, bellissima sincronia paura, bello non è. Sì, se non lo è lo posso dimenticare definitivamente? Sì, volendo sì. A me non mi saluti più, Nelly, scusami, non ti avevo visto, non mi offendete se non mi saluto, ma ragazzi, cioè fare la diretta, rispondere alle domande, non è semplice, ok? Vabbè, riprendendo il discorso, quindi dicevo, cosa fate? Quindi aspettate, non rispondete, non gli scrivete e poi che succede? Si ripresentano. E quindi si ripresentano con questa energia sessuale fortissima. Ok? E quindi questa cosa vi porta potenzialmente a andare molto in tilt. Perché si ripresenta l'energia sessuale? Per aiutarvi anche qui a bilanciare sempre di più. Più energia, anzi, quando c'è l'energia sessuale, la possibilità di bilanciamento, se si alzano. E questo si ripete più e più volte, fino a che finalmente, si spera, i fiammi o le fiamme si neutralizzano un po', si tranquillizzano un pochetto, ok? E fate scendere quel picco di energia e rimanete qui centrati nell'amore, e piuttosto che nella carnalità fine a se stessa, ok? Quindi se rimanete nell'amore e non vi buttate sulla carnalità tanto perché vi dovete fare lo sfogo, perché magari era 2 anni che non vi fate qualcosa con la fiamma. Ripeto, non sto dicendo che non dovete avere rapporti sessuali con la vostra fiamma, non ho mai detto questo, ok? L'importante, se volete averli, è che non vi decentrate, ok? Cioè rimanete nell'amore, non nelle aspettative, o peggio ancora vi incazzate, andate in rabbia con la vostra fiamma, vi viene la depressione perché poi non lo sentite più, eccetera, eccetera, ok? Cioè l'importante, il concetto fondamentale è bilanciamento. Ok, il problema è che anche qui molti rimangono fregati perché si fanno prendere dall'onda forte l'energia sessuale e rimangono travolti da quest'onda. E lo so, non ne parlo pubblicamente, però lo so.
Le fiamme gemelle, io di questa cosa cerco di non parlare mai, fateci caso, magari altri ne parlano, io non ne parlo mai. Le fiamme gemelle, anche singolarmente, quindi le singole fiamme, manco in coppia, hanno un'energia sessuale di base pazzesca, molto più alta del normale, molto più potente del normale, molto più forte del normale, di una persona normale, ok? Che non vuol dire che hanno una sex addiction o qualsiasi o un sesso dipendenza o qualche altra cacchio di diagnosi che qualche creatore di DSM 6, 7, 8 o prossima versione si diverte a dare per etichettare le persone, che sono diagnosi veramente superficiali, anche se date secondo me da specialisti del settore, però io le vedo molto superficiali, vuol dire non capire proprio il fenomeno, perché li interpreti con parametri tuoi che sono al di fuori del fenomeno, ma se non ci stai dentro non puoi capire com'è la dinamica delle fiamme, ragazzi. Chiaramente, se l'energia di base delle singole fiamme da sole, quindi figuriamoci, è già avere un'energia sessuale di base molto alta, figuratevi quanto è la tentazione quando la fiamma si ripresenta portando lei un'onda di sessuale, di energia fortissima sessuale verso di voi, ok? In quel momento la vostra energia basata sulla paura, dipendente dalla paura, va fuori scala, ok? Perché quando ci si mette in mezzo il sesso, soprattutto con la fiamma, perché quando accade, se consumate, vi immaginate, insomma, come può essere, e questo cosa fa? È un macello perché vi porta naturalmente a vivere i giorni successivi, mentalmente voi, non la vostra fiamma, voi, come se stesse in luna di miele. Vi immaginate magari l'orchestrina in sottofondo mentre passate le giornate successive in luna di miele con la musichetta romantica in sottofondo e vi immaginate tipo questi scenari bellissimi che ne so che girate per il mondo mano nella mano come nei film romantici, no? Eccetera. Ovviamente purtroppo questo non succede perché la tua energia della paura, grazie alle aspettative che ti sei creato per questa cosa qua, si mette in moto, si alimenta di brutto. E quindi sarà questione di ore, a volte purtroppo anche di ore o di giorni, e la tua fiamma di nuovo inizierà a sparire. Però se lo sai, questo è il segreto, soffri meno. E va bene così, perché è naturale che funzioni così, perché è una dinamica energetica. Per cui meno alimenti questo meccanismo, questa energia, insomma l'alimenti il meno possibile quando arrivano queste ondate sessuali. È meno dolorosa sarà la botta, ripeto, non vuol dire che non dovete fare sesso con la vostra fiamma, dovete però rimanere bilanciati. Meno alimentate l'energia, meno la fate cedere e meno dolorosa sarà la botta. Più l'alimenta e più andrete troppo in alto col picco di energia e più, come ci ha insegnato Icaro, il mito di Icaro, più andiamo in alto, in alto, in alto, ci avviciniamo troppo e boom, e più la caduta è terribile, ti sfasci perché quando fai la caduta ti sfasci perché se vai troppo in alto con energie e vibrazioni troppo alte, poi quando cadi ti fai malissimo, ti sfasci, ok? E noi non vogliamo riprovare il dolore che hai provato, che abbiamo provato, che avete provato durante la fase di separazione, cioè non esiste la fase di separazione, durante la prima separazione grande con la fiamma, ok? Non lo vogliamo questo, vero? Quindi purtroppo però è una dinamica naturale, per cui accadrà come ad ondate. E dovete sapere come gestirle, navigarle, cioè dovete navigare in questo mare di onde. Cioè alla fine tutto va come deve andare, ok? Perché sarà un percorso ad onde, cioè in qualche modo ci sono le onde alte, le onde basse o se volete a spirale, no? Cioè la spirale è una salita, però nella salita ci sono dei momenti in cui magari hai delle ricadute e poi risali più in alto, hai delle ricadute e poi risali più in alto, livello più alto, livello più alto, cioè non è semplice da gestire, però non abbiate paura, è un processo che una volta che iniziate a capire come funziona, potete in qualche modo guidarlo e piano piano, gradualmente andare sempre più in alto, no? Perché appunto la dinamica è naturale. Per cui la cosa importante è che non dovete più alimentare questa energia della paura caricandola di aspettative. Dovete essere furbi, siate furbi. Quindi che si fa? Qualcuno mi dirà. Quello che vi ho detto, non rispondete, aspettate, lasciate andare, date tempo. Non importa quanto tempo, ma dattelo, una settimana, un giorno, prendi una pausa. In questo modo ti tieni la tua energia e quando lo fai aiuti in questo modo la tua anima a continuare a riportarti continuamente, giorno dopo giorno, momento dopo momento, la tua fiamma nella tua vita. Ok? E
e non fissatevi su ho fatto bene o ho fatto male. Non importa cosa fai, non importa se rispondi o no. Anche se non, anche non rispondere è una risposta. Perché? Perché è una risposta se tieni conto che quando lo fai mantieni il bilanciamento della tua energia. Cioè, se tu non rispondi, ma stai tranquillo o tranquilla, senza temere che perderai la fiamma ti odia, che sei stato maleducato, eccetera, eccetera, e rimani tranquillo, sereno, sapendo che comunque c'è amore fra te e la fiamma, e quest'amore è talmente grande che non si può rompere così, e rimani bilanciato, è tutto ok. Cioè, quello che conta è se bilanci l'energia. Tutto quello che conta è bilanciare l'energia, ok? È una dinamica energetica, non è una dinamica fisica, perché il rapporto tra le fiamme è un rapporto di un'anima unica, quindi un rapporto animico, non è fisico, ok? Siccome la tua energia è basata sulla paura e che si lamenta sulla paura, non vuole questo, perché invece vuole appunto la paura, vuole la separazione, vuole il conflitto sul piano fisico, perché? Perché questo l'alimenta, cioè la fiamma è l'involucro fisico della fiamma, per la vostra energia parassitaria basata sulla paura è una droga, è la sua droga preferita. Ma quello che dovete fare con una droga è disintossicarvi. Se invece hai sempre la fiamma attorno, ce l'hai sempre davanti, messaggi mattina alla sera, bla bla bla, e non la prendi a piccole dosi, c'è il rischio di andare in overdose se non rimani centrato, cioè se non rimani nell'amore, ok? E quando vai in overdose perdi ovviamente il bilanciamento, cioè il bilanciamento che hai nell'amore se ne va a non posso dire la parolaccia, se ne va al diavolo, diciamo così. Per cui perdi questo stato di grazia in cui ti trovi quando stai nell'amore, ok? Chiaramente può succedere. La bravura è riuscire a starci e non farlo accadere. Quando invece accade, che quindi hai esagerato, la fiamma puff sparisce. Per cui il concetto è poco per volta, adagio ma costante, ok? Piccole dosi per costruire quella che viene chiamata nei percorsi di disintossificazione, tipo gli alcolisti anonimi o qualsiasi altro, la tolleranza alla sostanza. Cioè devi costruire dentro di te una tolleranza alla sostanza. Chiaramente qui non stiamo parlando di sostanze stupefacenti, anche se la fiamma per certi versi è una sostanza stupefacente da che ti vorresti bere in continuazione. Ok? Ma devi costruire una tolleranza a quella sostanza, ci vuole tempo. Per cui no overdose, no no. E se non vai in overdose non ti senti poi da schifo quando poi la fiamma non c'è e quando magari sparisce per 2 anni, ok? Chiaramente detto così, cioè detto, posto il tutto in termini di vai piano, non esagerare, non eccetera, sembra quasi che dovete comportarvi da amici, no? Cioè si ha di essere amici con la propria fiamma, per cui declinate, sparite, no. In realtà no, non dovete essere amici, non ho mai detto di essere amici. Ma se fate così, cioè se vi comportate diciamo con la velocità e i ritmi che avreste con un'amicizia, riuscite a gestire l'energia. E non mi interessa se pensate, se vi prende la pecca di presunzione e il vostro ego vi dice: ma no, ma io l'energia la so gestire, la posso gestire, e soprattutto l'energia sessuale la posso gestire. Ho visto troppe persone fallire nel cercare di farlo. Tanto un attimo di pausa e leggo i commenti, perché se no mi perdo. Allora, vediamo. Fammi leggere un po'. Quella del ponte, dico, cosa può significare? Gabriella, ti ripeto, c'è un'altra persona a cui succede una cosa simile. Non so cosa può significare, sinceramente. Evidentemente qualcosa significherà, però non lo so perché crollano i ponti quando tu la fiamma, insomma. E se si ripresenta a satanato, che bisogna fare? Patrizio, l'ho appena spiegato. Calmare, ok? Si ha una carica che a volte ho paura. E vabbè, certo, non è molto bello che un uomo abbia paura della carica sessuale di una donna, ragazzi. Cioè, dove sono gli uomini di una volta? Siamo uomini o caporali, come diceva Totò. Federica dice: noi ci arriviamo pianissimo, lui razionalizza e ci arriviamo piccoli step, ripeto, si riapre con molta lentezza. Federica, vuoi vedere che lui in realtà è perfettamente centrato nel fare così, quindi ti rivoluziona un po' tutto quello che pensavi? Madonna mia, immagino. Ok, qua gente che ride, verissimo. Come si fa a non alimentare questa energia? L'ho appena spiegato.
Quando finisce la diretta corro, quasi finito. Ciao Paola. Quando finisce la diretta cancello i messaggi, vabbè. Generalmente la prima separazione dopo quanto avviene, Alessandro, non c'è un generalmente, avviene quando c'è un eccesso di energia e le polarità si invertono perché l'energia è troppa. Ok? Alessandro dice sì, tutto bene, ma nella vita non esiste solo la fiamma, non ci sono altri fattori stressanti. Ho capito, però la fiamma sicuramente è la cosa che ha maggior impatto sulla tua vita e se sei una nazione di fiamma lo sai che la fiamma in qualche modo ti fa sbarellare tutto, ti sconvolge tutti i piani di vita. Io per evitare, dice Fabio, non gli do più modo di contattarmi bloccata su tutto. Ok, è una buona cosa Fabio in certe occasioni, infatti è una delle cose di cui parlo anche nel percorso privato. Ma se lui abita all'estero, dice Gabriella, gli incontri sono rari e circoscritti, la tendenza a vivere quei giorni molto intensamente e poi si ha un po' di overdose si vive. Sì, cioè Gabriella ci può stare in quel caso, però come ti posso dire, non avere aspettative, cioè viviti quel momento proprio per quello che è, per un momento. Francesca dice impossibile gestire l'energia sessuale, no, non è impossibile, si può fare, si può fare. Una volta che inizi a capire un po' come funziona, io attenderò un nuovo incontro. Te lo auguro, Elisabetta. Dicevo quindi, non mi interessa se pensate di poter gestire l'energia sessuale con la fiamma. Ho visto troppe persone fallire nel farlo, ok? Per cui, quando hai qualche interazione con la fiamma, qualsiasi tipo di interazione hai, soprattutto di tipo sessuale, ma se non è di tipo sessuale, comunque quando hai qualche interazione intensa con la fiamma, presta attenzione a dov'è la tua energia e poi quell'energia cerchi di tenertela. Ok? E chi è il rimagnetizza la tua fiamma gemella della tua vita sa cosa bisogna fare per farlo. Ok? Cioè sa cosa bisogna fare per poterlo fare. Perché ho creato un percorso apposta per spiegarlo, ok? E non è semplice, lo so, però si può fare, ok? Una volta che accade, quindi sai come bilanciarti, lasci andare e ti scordi di tutto, cioè ti scordi addirittura di aver avuto l'interazione con la fiamma. Ti prendi qualche giorno di pausa, non importa per quanto tempo, eh? E qui è importante che tu faccia il lavoro di amore per te stesso e per te stessa, per poter reggere questo momento di pausa, per poter reggere questo tempo in cui non sei con la tua fiamma, ok? Non farti fregare dalle vocine della tua testa, che cercano di metterti fretta, che ti dicono che con la tua fiamma, che ne so, se non gli rispondi, se non vi vedete, te la perdi. Qui la fretta non aiuta, non ti aiuta. Quindi prenditi il tutto piano e a piccole dosi. Ok? E ricordate soprattutto che il percorso della gestione dell'energia, quindi dell'apprendere come gestire l'energia, non è lineare. Ok? A volte sembra che stai a terra, sembra che non c'è più niente da fare, poi di colpo qualcosa cambia. Oppure sembra che, come ti posso dire, stai bene e poi cala, l'energia ti cala. Però piano piano la progressione c'è. Non sembra, ma c'è. Arriverà un momento in cui rimarrete abbastanza stabili nell'energia dell'amore, rimarrete centrati nell'energia dell'amore. A maggior ragione lavorare su di voi vi aiuta, perché vi aiuta a gestire i momenti di separazione, di lontananza. Quando tu impari ad amare te stesso, fai delle cose per amare te stesso, ok? Quando riesci davvero a farlo, diventerà più tollerabile gestire le attese, ok? Per questo vi lascio con una frase che devo dire mi è arrivata giorni fa, che è: possa l'amore guidarci in ogni nostra azione, pensiero, emozione, sia con noi stessi che con la vostra fiamma, perché tanto è la stessa cosa che con gli altri. Va bene, ci sono domande? C'è qualcosa che volete chiedermi perché la diretta, diciamo, è arrivata alla conclusione. Nel frattempo che scrivete le domande, io vi ricordo di seguirmi sul mio canale di YouTube Jimmy Fascina, sulla mia pagina professionale Jimmy Fascina Ipnologo,
sul mio gruppo pubblico gratuito L'ipnosi regressiva e il mistero delle fiamme gemelle qui su Facebook, quindi L'ipnosi regressiva e il mistero delle fiamme gemelle, iscrivetevi. Seguitemi sul mio sito jimmyfascina.it. Se volete maggiori informazioni sul percorso Rimagnetizza la tua fiamma gemella, dove impariamo a bilanciare le energie, impariamo a gestire i picchi, impariamo come recuperare quando siamo praticamente nella separazione, siamo distrutti, impariamo come gestire l'ossessione mentale, il senso di mancanza, impariamo come amarci davvero, impariamo come far calare l'energia, e approfondiamo ancora di più il discorso della gestione dell'energia, perché stasera io vi ho dato qualche accenno, alcuni concetti del percorso Rimagnetizza la tua fiamma gemella, ma quello che c'è nel percorso, che è anni luce avanti a qualsiasi cosa che trovate in giro sulle fiamme gemelle, che non sono, insomma, le canalizzazioni angeliche o un lavoro di riequilibrio che non si capisce cosa fa, che fanno le tedescone o altre pseudomaestrine, maestre della voce magnetica, o altri soggetti strani che circolano nel mondo delle fiamme, pseudo ricercatori. Il percorso è anni luce avanti a tutto quello che c'è in giro. Stasera avete avuto qualche accenno, e già da solo questi accenni vi aiutano a comprendere come vi dovete muovervi in tante situazioni, ma nel percorso c'è molto di più. Per cui chi vuole iscriversi, vuole maggiori informazioni, mi scrive un'email a jimmyfascina@gmail.com, ossia J di Juventus, I di Imola, M di Milano, I di Imola, quindi sono due M, Jimmy, Fascina, quindi fascina di legno, @gmail.com. Mi scrivete un'email dicendo: guarda, ti ho sentito parlare del percorso di magnetizza della tua fiamma gemella, della tua vita, come funziona? Posso aderire? E io vi rispondo, ok? Fabio, l'ho appena detto, scrivi un'email all'indirizzo. Poi, quando mi hai scritto un'email, ti mando una risposta e ti spiego con le istruzioni per poter avere la mezz'ora di consulenza gratuita, ok? Irene, finalmente sento la diretta. Ciao Irene! Vabbè, me ne farai in un altro momento, Patrizia, non ti preoccupare. Federica, prego. Dai, sì, mi fa piacere, grazie. Allora, grazie Federica per i complimenti. Grazie, sì, no, niente a caso Federica, niente mai a caso. Va bene, non ti preoccupare, ti rivedrai la registrazione. Sì, le tedescone, Deborah, mi riferisco a una pseudo ricercatrice in particolare, da cui ho avuto dei feedback dei suoi lavori di riequilibrio in privato, perché pure lei parla di riequilibrio energetico, ma povero a chi ci è capitato, perché non servono a niente. Tra l'altro, se gli chiedi cosa fa, non te lo sa spiegare. Io spiego perfettamente, in maniera super chiara, come sempre, come ho sempre fatto, cosa faccio, anche se poi nel percorso in realtà io non faccio nulla a voi, sarete voi a lavorare, io non faccio niente. Tra parentesi, nel mio percorso non c'è l'ipnosi, lo ribadisco, qualcuno dice che nel mio percorso Rimagnetizza si utilizza l'ipnosi, non l'ho messa per un motivo specifico, ok? È un percorso in cui non usiamo l'ipnosi, usiamo altri strumenti, e li fate, li utilizzate voi. Okay, non faccio io non faccio niente a voi. Sarete voi che ricreerete il miracolo della vostra vita e raggiungerete i risultati col vostro lavoro, ok? Tutto chiaro? Se non avete domande, per cui vi ho chiesto di fare domande, io chiudo la diretta e vi saluto, anche perché credo sia tardissimo. No, non così tardi, però è abbastanza tardi, ho dato un'ora e mezza. Va bene? Vi è piaciuta la diretta? Vi è stata utile? La condividete con i vostri amici, mandandogliela, facendola conoscere, magari la condividete sulla vostra bacheca, questo mi aiuta a diffondere il mio lavoro. E poi, se vi va, mi farebbe molto piacere, e ve lo chiedo spesso, se vi fate una donazione per il discorso dell'Inghilterra, ok? Perché sostanzialmente vorrei andare a realizzare questo mio sogno di andare a studiare nel College Finlay, per cui. Se vi va di farmi una donazione per ringraziarmi del lavoro, diciamo, che faccio tutti i giorni con le mie dirette, io vi dico grazie, perché insomma è un qualcosa che insomma mi permette di realizzare un sogno che ho da tempo. Per
per potervi fare l'adorazione dovete sostanzialmente andare al link che vi metto adesso, che è questo servizio che si chiama Splitted, e lì potete fare un'adorazione con la cifra a vostra scelta, quello che vi pare, per aiutarvi. Vedete il link che ho messo adesso, ok? Grazie per quelli che mi hanno seguito e niente, buonanotte a tutti. Questa cosa dell'Inghilterra, Gabriella, costerà tra viaggio, dormire, mangiare 2.000 euro, forse, forse anche più, credo anche più, però almeno 2.000 euro, ok? Per cui se lo fate vi fate un favore perché mi aiutate a realizzare questo sogno. Non costa poco questo corso, però quello che imparo poi ve lo restituirò in qualche modo, con le cose che poi farò nelle dirette successive dopo che ci andrò. Ok, ci sentiamo alla prossima diretta, grazie per avermi seguito, vi abbraccio tutti, grazie per essere qui, io sono Jimmy Fascina e aspetto la domanda. Jimmy, com'è possibile che la mia fiamma abbia spiccicato qualche giorno fa, che mi ama tanto, tanto, e ora si è vaporizzato? Irene, perché quando te l'ha detto hai creato delle aspettative enormi dentro di te. Rivediti questa diretta dall'inizio e rivediti il percorso, perché tu sei nel percorso, per cui rivediti un po' i moduli e le cose che insomma sai che devi fare, ok? Daniela dice grazie, è sempre illuminante ascoltarti, anche piacevole, mi diverto e mi rassicuri. Grazie Daniela. Va bene ragazzi, io vado che è tardi. Buonanotte a tutti, un abbraccio grandissimo. E ci sentiamo alla prossima diretta. Ciao da Jimmy Fascina.